Bene, possiamo, aiuto. Possiamo cominciare. Intanto buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Benvenuti a questo momento, devo dire, importante, perché c'è un momento importante di valorizzazione intanto del territorio, per cui di solito non si fa, però io vorrei cominciare con un applauso a colui che ha messo in moto questa macchina che oggi, per fortuna, noi cominciamo, stiamo salendo su questa macchina tutti insieme per poter insomma camminare e fare un percorso, ed è Paolo Ferrara, presidente Unireggio. Beh, con Paolo è un caro amico ed è una persona, devo dire, molto molto attenta al territorio, attenta ai bisogni, attenta alle necessità, e nonostante nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi due anni, lui abbia avuto tante vicissitudini anche non proprio positive, è riuscito comunque con grande caparbietà ad arrivare fin qui e riuscire oggi ad inaugurare questa importante consegna, la consegna finalmente dei locali che dà il via poi a tutto quanto. Ovviamente non è stato solo in questo cammino che l'ha portato fin qui, ma ha avuto accanto anche l'istituzione, ha avuto accanto il sindaco di Melito Porto Salvo, che è il dottor Meduri, Giuseppe Meduri, che sin dall'inizio con lungimiranza l'ha voluto accompagnare, ha creduto in questo progetto, e insomma alla fine siamo qui tutti insieme per il futuro, per il tuo futuro, dice lo slogan, ma per il futuro di tutti quanti noi, per il futuro che riguarda la formazione, la cultura, che sta alla base di tutto. Qualcuno ogni tanto ci vuole allontanare dalla cultura, proprio perché forse è un popolo ignorante è facilmente gestibile, e invece noi pensiamo che dobbiamo combattere per riuscire ad ottenere degli importanti risultati proprio lavorando, studiando e credendo in quello che è la formazione. Per cui davvero tanti tanti complimenti. Io prima di far parlare Paolo, perché io sono contentissimo, qua c'è il responsabile orientamento Unireggio, io lo ringrazio davvero di cuore pubblicamente per insomma avermi voluto al suo fianco, però siccome ci troviamo a casa sua, e mi sa che gli onori di casa, quelli ufficiali, li deve fare proprio lei, e quindi vorrei, facciamo un po' un cambiamento. Non, per solito nelle conferenze non si fa, però noi invece questa volta abbiamo bisogno anche del calore del pubblico presente che è intervenuto questo pomeriggio, e quindi con un applauso il sindaco di Melito Porto Salvo, Giuseppe Meduri. Sì. Mi emoziono prima, così solitamente, mi capita spesso di essere emozionato, però stasera l'emozione è ancora più forte. Stasera abbiamo tutti assieme cementato il più bel mattone che si poteva cementare nella città di Melito. Il mattone che dà il là a tanta speranza, a tanti sogni. Allora, per questo sento doverosamente di ringraziare in primis la gente che ci ha consentito di poter amministrare questa Melito. Colgo l'occasione di ringraziare la mia squadra, la squadra che mi sta a fianco quotidianamente. Ringrazio per ultimo chi mi sta facendo vivere questo sogno, il professore Ferrara, diciamo che non è il massimo, non è il mio tipo, però abbiamo legato sin da subito, dalla prima telefonata, per la sua semplicità, per la sua caparbietà, per la sua onestà. E non è semplice
trovare queste virtù in una persona giovane quale Paolo. Qualche suo alunno mi diceva: per me è un secondo papà, quindi di questo deve essere sempre orgoglioso Paolo, di quello che fa e di quello che facciamo. Stasera, questi ultimi giorni, le ultime settimane, a parte le difficoltà fisiche, abbiamo avuto parecchie difficoltà. Non si parla a merito di percolato, di spazzatura, di discarica, di migranti, di differenziata, di problematiche d'ufficio, di numeri, di bilancio, di ratizzazione, di difficoltà nel pagare il tributo dell'acqua. Stasera parliamo di qualcosa che Melito aveva bisogno. Parliamo della speranza che dobbiamo dare, che abbiamo non il dovere ma l'obbligo di dare ai tanti ragazzi che saluto e che sono in sala. A loro voglio dire qualcosa di particolare. Nella vita bisogna mettere in preventivo che i sacrifici sono come il pane quotidiano. Bisogna fare i sacrifici. Nella vita si può anche sbagliare. Sbagliamo tutti. L'importante è non sbagliare mai con di essere in malafede. Se sbagliamo, abbiamo l'umiltà, dobbiamo avere l'umiltà, dovete avere l'umiltà di chiedere scusa. Fatelo. Porgete sempre l'altra guancia. Cercate sempre di essere a credito e mai a debito. Vedete, io in queste sere ho dormito molto meno degli ultimi 22 mesi, sono 22 mesi che amministriamo. Oggi raccogliamo forse la cosa più significativa, la cosa che ci gratifica di più a merito. Abbiamo fatto tanto e tanto dobbiamo ancora fare. Ma stasera Paolo, e vi ringrazio, ringrazio il direttore, ringrazio tutti voi che siete presenti, stasera a merito nasce qualcosa di veramente unico. Nasce anche il sogno di noi genitori, il sogno di avere i propri figli vicini, perché, vedete, non è una bella cosa fare tanti sacrifici e poi vedere i figli che vanno via, che per studiare e poi anche per lavorare stanno lontano dai genitori. Allora io mi chiedo e vi chiedo: è giusto che sia così solo in questo lembo di terra, solo nella nostra Calabria? È giusto che in Calabria si debba sempre solo parlare in negativo? È giusto che la parola che ci marchia in negativo, in dispregiativo, è l'andrangheta, la parola 'ndrangheta? No. Cerchiamo tutti assieme di sconfiggere questo male. E cerchiamo tutti assieme di capire che non esiste solo la 'ndrangheta, che esistono tante altre realtà positive. Esiste quello che noi abbiamo nel nostro cuore, esiste il desiderio di poterci affermare, di poter coltivare quella speranza che noi, Paolo, che noi che abbiamo qualche anno più dei tuoi alunni, dei nostri alunni, dei nostri figli, dobbiamo insegnare a loro e dobbiamo farli crescere in un mondo migliore. Tutti lo diciamo, però dobbiamo distinguere tra la pratica e la teoria, tra il dire e il fare. Tutti abbiamo bisogno di tutti. Nessuno è più bravo dell'altro.
Allora io faccio appello a tutti voi, c'è tanta gente. Noi come amministrazione abbiamo tanto bisogno d'aiuto. Melito ha tanto bisogno d'aiuto. I nostri figli, i nostri giovani, che sono il nostro futuro e la nostra speranza, hanno bisogno, forse anche dei nostri risproveri, ma hanno bisogno di tanta speranza. Stasera questa nasce a Melito. Grazie, grazie a Paolo e grazie a tutti voi. Bene, grazie, grazie al sindaco. Noi continuiamo con la parte istituzionale, no? con i saluti e con coloro che ti sono stati accanto, e quindi non possiamo non fare intervenire il consigliere metropolitano, nonché sindaco di Roguri, che è Pierpaolo Zavettieri. Prego. Se funziona pure da... Ok. Sì, funziona. Grazie, bentrovati, grazie per l'invito. Un saluto affettuosissimo a Paolo e all'amministrazione comunale di Melito, che hanno avuto con una sinergia strepitosa, diciamo, questo bel guizzo, e quindi non possiamo che rallegrarci. Io sono un po' più per la scuola pubblica, in generale sono perché questa venga valorizzata, però esistono le realtà private che producono anche buoni e ottimi risultati. In questo caso veramente, è stato veramente auspicabile il fatto che si sia deciso di inserire, attraverso l'azione di chi lo ha voluto ovviamente, quindi torno ad essere grato per questo, un polo universitario. Mi spiego meglio e rubo 20 secondi da consigliere metropolitano, perché in questa veste che sono stato invitato, altrimenti ci sarebbero stati tanti sindaci di quest'area. Da consigliere metropolitano non posso che mirare a una polarità non monopolare, ma polipolare, quindi diciamo città policentrica, così è stata definita in campagna elettorale da alcuni. Poi è venuto meno questo elemento essenziale, quello della policentricità di Reggio Città Metropolitana. Ebbene, poiché, come ha detto il sindaco, questa è un'area che ha forte bisogno, ma ne ha forte bisogno non solo di cultura, che è uno degli elementi fondanti, ma anche in termini di importanza, forse il secondo dopo la salute. Appunto, ha bisogno della mobilità intercomunale, ha bisogno della tutela della salute, pertanto un tassello come quello dell'università, che scende a livello policentrico, cioè va ad investire i 4-5 poli della provincia di Reggio, e Melito non possiamo dire che non sia uno, questo è il bacino dell'area grecanica. Ci piaccia o non ci piaccia la cittadina di Melito, io che sono di Bova Marina e faccio il sindaco a Roguri, sono un po' nel mio intimo razzista nei confronti di Melito, magari lo saranno gli altri nei miei confronti, però non posso non riconoscere che Melito Porto Salvo è il paese polo dell'area grecanica. Quindi questo elemento dà oggi una condizione nuova, che mi auguro, e faccio per questo l'invito a chi condurrà la macchina, quindi ringrazio sia il responsabile nazionale dell'UNIDAV sia il direttore generale ad aver voluto prendere parte direttamente, come a voler garantire un percorso lineare e che abbia anche un alto valore. In questo senso il mio invito è di vigilare affinché si mantenga un profilo sempre alto, così come la partenza eccellente e brillante di questa iniziativa. Quindi ringrazio tutti, non ho salutato al tavolo solo la moderatrice e l'assessore, lo faccio in questo momento, un abbraccio ideale. Io ho battezzato un mese fa una bambina che fa un anno oggi, non posso mancare, per cui Paolo ha con me rapporti quotidiani, quindi sa che per quel minimo per cui vabbè, vengo dopo di Melito, quindi ti lascio al sindaco per quei rapporti, ti lascio col sindaco di Melito. No, voglio dire, è chiaro che c'è una collaborazione che è sempre costante con le istituzioni, quindi do la mia piena disponibilità. Grazie. Grazie, grazie
anche al dottor Pierpaolo Zavettieri, però devo dire che anche il sindaco ha detto che quel tipo di rapporti non gli interessano, per cui Paolo, niente, qui ti è proprio, si è proprio chiusa la situazione, ma sempre continuando nei rapporti quelli d'amicizia, io direi di continuare anche con un'altra presenza importante che c'è proprio in platea, che è il consigliere regionale Giovanni Nucera, lo vorrei anche lui per un suo personale contributo, perché anche lui ha seguito la nascita di questo progetto. Prego, consigliere. Sì, grazie Paolo per l'invito, ringrazio il sindaco, ringrazio il sindaco. Io ho, non dico sindaco che mi sono commosso, ma ho visto le difficoltà e la commozione nel tuo intervento, perché quando uno amministra sa le difficoltà e li conosci. Siccome condivido, diciamo, il tuo intervento, vorrei aggiungere brevemente un passaggio che è giusto che la politica ha il dovere di fare. Oggi Melito e l'università qui a Melito dà l'opportunità ai giovani di Melito di poter affrontare in maniera diversa, come hai detto tu sindaco e come ha detto il consigliere Pierpaolo Zavettieri, di essere più vicino ai giovani, di dare un'opportunità a chi lavora, a chi è costretto ad emigrare, di rimanere qui nella nostra cittadina. Io aggiungo però che la politica ha il dovere di assumersi delle responsabilità, sindaco. Noi che facciamo politica, e io per primo, che dobbiamo in tutti i modi cercare le nostre intelligenze, i nostri giovani, di tenerli qui sul nostro territorio. Questo per anni la politica non l'ha fatto e io penso che è il momento che tutte le intelligenze, che i ragazzi giovani, le capacità, le competenze, le qualità, poi ce li troviamo in altre regioni con incarichi di direzione a livelli, diciamo, apicali, ma che giovani scappano dalla nostra regione. Questo secondo me è lo sforzo che deve fare la politica: tenere qui i giovani, tenere le intelligenze e cercare in tutti i modi di far sì che la Calabria cambi, ma cambi veramente dalle piccole cose che poi diventano grandi. Grazie Paolo dell'invito e buon lavoro a tutti. Grazie. Ringraziamo il consigliere regionale Giovanni Nucera. Noi andiamo rapidamente perché so che c'è tanta gente che vuole parlare, vuole testimoniare vicinanza e fare i complimenti insomma a Paolo Ferrara, ma a tutto il gruppo. Quindi io vorrei un saluto anche da parte del sindaco di Platì, Rosario Sergi. Quindi ti invito anche te un saluto e anche un in bocca al lupo a Paolo. Io buonasera a tutti e grazie a Paolo di avermi invitata a questa manifestazione che ritengo per il territorio molto molto importante. Diciamo, l'apertura dell'inno di Mameli, non a caso, penso che le radici che ci legano, anche se non abbiamo rapporti personali con Paolo, quindi a scanso di equivoci non abbiamo nessun tipo di rapporto, né professionale né personale, per cui... Però lo specificano loro, è incredibile. Comunque l'emozione di iniziare con questa manifestazione, con l'inno, veramente ci accomuna tantissimo a quello che è lo spirito di questa nostra nazione. Un passaggio molto importante ritengo che sia legato alla cultura, titolo di studio, opportunità di lavoro, sviluppo del territorio. Credo che queste siano le attività che bisogna perseguire. Ha detto bene prima il consigliere regionale, dobbiamo cercare di non far andare via i nostri giovani, perché se i giovani si formano e vanno via vuol dire che c'è un impoverimento del nostro territorio. Quindi quello che la politica secondo me deve anche impegnarsi a fare è andare ad attivare quella che è una parola molto molto semplice da dire, ma bisogna applicarla in modo più, ritengo, obiettivo, che è la meritocrazia. Se questa terra vogliamo che cambi, ci deve essere più meritocrazia, evitare che magari, io l'altro ieri ho visto un servizio in televisione dove
il capo ricercatore di un dipartimento degli Stati Uniti d'America non è riuscito a vincere un concorso per vedella in una regione italiana e poi va all'estero e diventa capo di un dipartimento di ricerca. Questo dobbiamo essere coscienti anche di questo, quindi più meritocrazia, e ritengo che al di là di quelle che può essere sempre le promesse populistiche di più posti di lavoro, che quella la, perché noi come amministratori tutti i giorni ci troviamo di fronte a queste richieste, più posti di lavoro. Ritengo che sono solo delle facili promesse, questi dire sì, ti troverò il posto di lavoro, però credo che l'investimento migliore per poter far sì che questa nostra, questo giovane, questa nostra provincia, questa nostra regione possa andare avanti è quello di investire molto sulla formazione, e lo strumento che Paolo attraverso anche alla partnership dell'UNITAV sicuramente faranno tantissimo per questo territorio, e gli daremo merito di questo, perché da questo partirà lo sviluppo territoriale, sociale ed economico della nostra comunità. Grazie. Ringraziamo anche il sindaco di Platì, Rosario Sergio. A questo punto io direi cominciare con i saluti di coloro che sono seduti al tavolo, cosa dici? Così insomma cerchiamo anche di accelerare un po' i tempi, perché alla fine è una conferenza stampa, dobbiamo dare delle informazioni, poi dovrete essere voi a chiedere come fare per organizzarvi per i vari corsi e tutto, rivolgendovi poi direttamente ad Unireggio. E io direi di cominciare con la donna che è presente al tavolo, mi sembra assolutamente d'obbligo. Volevo salutare intanto l'assessore alla cultura appunto del comune di Melito e Matoscano, che sa poco bene, e nel salutare lei io invece vorrei che intervenisse l'assessore del comune di Melito e Porto Salvo, Patrizia Crea. Prego. Grazie a tutti, grazie per essere così numerosi e aver partecipato a questo evento a cui teniamo particolarmente. Mentre tra due uomini che cercano di fare qualcosa, il sindaco Paolo Ferrara, c'è sempre una donna che cerca di coordinare e di mediare tra le scelte che si fanno. E questo è stato un po' il mio ruolo in questa situazione. Però vorrei, nel salutarvi, nel ringraziarvi e nel porgere i miei più cordiali saluti al direttore generale dell'UNIDAV, Fausto Gennuso, per averci onorato della sua presenza oggi qui, vorrei dire una cosa e sarò velocissima. La scelta che l'amministrazione fa oggi è stata abbastanza ponderata. È stata una scelta dell'intera amministrazione comunale e ringrazio tutti i miei colleghi qui presenti. E lo abbiamo fatto in scienza e coscienza, perché sappiamo bene che l'unica arma per vincere ogni battaglia della vita è sicuramente la cultura. È a quello che noi puntiamo. E vedere in questa sala tanti giovani che stanno partecipando attivamente a questo momento di alta formazione e di informazione ci dà la speranza di aver scelto di fare qualcosa di buono. Grazie a voi giovani che siete presenti oggi qui. Sicuramente ne avrà tante, ma quella della sintesi è davvero una delle doti più importanti che un politico possa avere, quindi davvero complimenti ed in bocca al lupo. Ed è vero, se siamo qui e se sono riusciti anche in tempi alla fine così brevi, sicuramente lo zampino si vede, caro Paolo. Però abbiamo girato un po' intorno a quello che è questo pomeriggio insieme, la consegna di questi locali. Io voglio leggere per esteso tutto, e voglio dire che qui stiamo parlando di un polo didattico e sede d'esame dell'Università Leonardo da Vinci, che è il campus online dell'Università D'Annunzio di Chieti a Pescara. E quindi abbiamo salutato il direttore generale Unidav.it Fausto Gennuso, saluto anche il responsabile nazionale Unidav.it Angelo Ambrosio, che sentiremo tra pochissimo, perché prima di sentire loro ti hanno nominato tutti. A questo punto tocca a te, e quindi io con grandissimo piacere vorrei ascoltare l'intervento del presidente Unireggio Paolo Ferrara. Mi fate emozionare. Io, oltre a salutare, che è doveroso,
Vorrei ricominciare sottolineando l'affermazione del sindaco fatta ieri alle agenzie e oggi alla RAI. Questa è una data storica, è una data storica non soltanto per Melito, non soltanto per l'area grecanica, è una data storica per l'intera Calabria. Stiamo parlando finalmente di portare qui un qualcosa che è molto importante, cioè la cultura. Fino ad oggi la esportiamo. Forse per la prima volta, andando contro tendenza, avremo la possibilità di far crescere qui le nostre menti, valorizzare i nostri territori e dare un rilancio alla Calabria, a quella Calabria tanto misticata di situazioni negative. Oggi per la prima volta credo ci ricorderanno come un evento positivo utile a tutti. È vero con la voce che trasmette emozione, un'emozione che cresce. Cresce piano piano perché uno ho la grandissima possibilità di sedere accanto a due pilastri storici che hanno creato questa grandissima realtà non nazionale ma europea, che è il direttore generale, il dottore Fausto Gennuso, e il professore Angelo Ambrosio, responsabile nazionale dell'UNIDAV. Ancora di più perché ho anche qui accanto il sindaco forse più odiato e più amato del mondo, della Calabria, non lo so neanch'io, perché a volte essere amico può essere un delitto o essere nemico può essere un delitto, non lo so. Però vi posso dire che è stato il sindaco lungimirante. Quando sono arrivato qui a Melito, con un filo di voce, ho detto, sai, c'è l'intenzione, c'è la possibilità di aprire un'università. Tutti mi hanno detto, questo è folle. Al che mi è venuta in mente una famosa frase di Steve Jobs, siate affamati, siate folli. Allora, di affamato si vede, non ho problemi. Il problema di essere folli lo dimostra la platea qui presente. Forse tanto folle non sono stato. E quindi un grazie a tutti voi. Ho avuto l'amministrazione come forte pilastro a portare avanti tutto. Il sindaco in prima persona che mi ha portato e supportato sulle spalle, probabilmente è stato operato alla schiena per questo motivo. Però non posso, ringraziando tutta la giunta, ringraziando tutti i consiglieri di maggioranza e anche d'opposizione che hanno sposato questa causa, non soffermarmi, e chiedo scusa a tutti, io lo definisco il super assessore. Non ditemi perché, sapete chi è l'assessore Patrizia Crea, che merita un applauso da tutta la comunità, non da parte mia. Perché oltre a svolgere il suo ruolo forse più consono verso di me, le politiche sociali, sapendo che avevo bisogno, mi dava sostegno, torniamo a una battuta che ci facevo ogni tanto, è stata onnipresente, è stata la mia spalla veramente di sfoghi o non sfoghi su alcuni problemi non amministrativi ma burocratici che ci sono stati per arrivare qui. Ha sostituito degnamente anche il sindaco nel momento in cui il sindaco per problemi di salute era assente, e quindi Patrizia io ti devo dire grazie, te lo dico in un modo molto, molto sincero e col cuore in mano, e per questo voglio dedicarti una frase che sono andato a trovarla. La bellezza colpisce l'occhio ma il merito conquista il cuore. Grazie a te, grazie all'amministrazione, sono emozionato. C'è questo grande risultato. Un risultato che a prescindere i ritardi amministrativi o burocratici o anche
rallentato io per l'assenza di una persona oggi a me cara. Vi chiedo un applauso per mia mamma. Grazie. E qui abbiamo risolto la prima fase, la fase amministrativo-burocratica. Dopodiché c'è stato un signore che è seduto qui a questo tavolo, che è il professor Angelo Ambrosio, che ci siamo conosciuti. Mi ha dato, forse anche lui mi ha definito folle, non lo so. Sono arrivato nella sua sede di Napoli con non solo tante buone intenzioni, ma tante carte. Lui vede questo perfetto sconosciuto, dice, ma è possibile che si può fare tutto questo? Però forse è più folle di me, perché mi ha dato fiducia. Mi ha dato fiducia e mi ha messo alla prova. Dice, possiamo contattare il dottore Gennuso e il direttore generale. Possiamo aprire un polo didattico, però per poter scendere ci devi fare una promessa. Io dico quale? Dice, occorre il primo iscritto. Io nella mia mente faccio, ma com'è possibile fare un iscritto quando ancora ufficialmente non abbiamo una sede? E invece questo è successo. Dice, se tu riesci a fare l'iscritto, ti promettiamo che noi scendiamo giù. L'abbiamo fatto l'iscritto, dovrebbe essere qui presente. Io se c'è chiedo se cortesemente si può alzare. Eccolo lì, fate un applauso. E Michele Trimboli. Io... Michele, se tu potessi venire un attimo e se qualcuno dello staff può starmi vicino, mi farebbe una cortesia. Vieni Michele, mi dai cortesemente. Michele, vorrei ricordarlo, io e spero che lo ricorderanno i nostri nipoti, pronipoti e così via, è la prima matricola che ha Melito, quindi per come tale deve essere ricordato con una targa che il direttore generale sicuramente ci darà l'onore di poterla consegnare. Fate un applauso a Michele. Grazie Michele. Però non è finita qua, perché ci ho preso gusto, ma non soltanto io. Accomodatevi, grazie. Non soltanto io. Iniziamo a studiare le potenzialità di questo Ateneo e scopriamo che tra le tante cose che fa c'era la grande opportunità per i laureati in giurisprudenza che subito dopo l'anno 2001 hanno avuto un blocco accademico che non dava l'opportunità di far insegnare a scuola, essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Allora subito ci rimbocchiamo le maniche e andiamo e chiudiamo gli accordi istituzionali, niente poco di meno che con l'Ordine degli Avvocati nella provincia per quanto riguarda Locri, per quanto riguarda Palmi, per quanto riguarda Reggio. E gli iscritti aumentano e vi posso dire che siamo arrivati a tre cifre, noi abbiamo superato i 100 iscritti, abbiamo la seconda targa qua, quella del centesimo iscritto, per una forma di correttezza perché fuori sede non può essere qui, non diciamo oggi il nome ma è là,
Al 200° festeggeremo, caro direttore, l'impegno che dovrà tornare il primo e il secondo. Unireggio è un grande progetto sociale, non è null'altro. È un ente non a scopo di lucro, è un ente che non farà altro che rafforzare l'attività che svolge quotidianamente l'amministrazione comunale. Unireggio da oggi ufficialmente diventa polo didattico e sede d'esami di Unidav, il campus online del Gabriele D'Annunzio. Abbiamo, se vedete il nostro simbolo, abbiamo parlato di consorzio metropolitano universitario. E come tale ci siamo comportati. Noi non siamo soltanto presenti con oggi qui a Palmi, qui a Melito, scusate, come sede d'esami e come polo didattico. Per un accordo siglato e firmato con la dirigente Carmen Lucisano, che sapete benissimo che è preside sia a Bova, al liceo scientifico, geometra ed altro, e sia reggente a Palmi, proprio a Palmi, al liceo linguistico delle scienze umane Corrado Alvaro, abbiamo stilato la convenzione e a partire da oggi siamo presenti all'interno dello stesso liceo ed in più abbiamo l'utilizzo di tutti i laboratori didattici e scientifici per garantire una formazione professionale. Quindi Palmi sarà sede formativa. Poi, non contenti, con un accordo con un grande amico, il professore Barillà, il mio professore nonché preside, ora non so che qua, mi ha tirato due schiaffi, eccolo lì come sempre, perché dai tempi della scuola sono cresciuto grazie alle sue manifestazioni d'affetto positive e lo ringrazio. Siamo riusciti a ideare in Reggio Calabria, esattamente in via Cardinale Portanova, più o meno nei pressi del Policlinico, un info point per consentire a chiunque non solo di utilizzare le nostre strutture, ma anche di far accrescere il bagaglio culturale e professionale. Tutti questi traguardi sono stati raggiunti a mani nude, senza alcun potere, e peggio ancora, senza un capitale economico. La nostra unica forza è l'entusiasmo e la voglia di fare. Un grazie di cuore deve andare anche alla mia scuola, l'Istituto di Istruzione Superiore Familiari, al mio dirigente scolastico, c'è Giuseppe il figlio, il dottor Domenico Zavettieri, ai miei non colleghi, non li definisco tali, ma ai miei amici. E poi non posso non ringraziare i miei straordinari alunni, gli alunni della quarta A del liceo classico, che, credetemi, in questi giorni ci hanno messo davvero il cuore. Sono venuti qua, ci hanno dato una mano, hanno affiancato. Professore, che cosa dobbiamo fare? Siamo stati veramente una famiglia, siamo stati una squadra. E vi voglio bene, ragazzi, vi voglio bene veramente. Concludo proprio con voi. Con l'ennesimo pensiero, spero propositivo, che in modo quotidiano in classe e fuori dalla classe cerco sempre di dare. Unireggio, il comune di Melito Porto Salvo, l'Unidav, tutti insieme hanno deciso di utilizzare questa struttura, non perché prima non era utilizzata, ma, caro sindaco, hai deciso di fare una cosa grandiosa. L'hai aperta alla cultura, l'hai aperta alla popolazione, l'hai aperta alla società civile. Anziché tenerla per un utilizzo prettamente tecnico, hai deciso di dare un'opportunità.
Questa opportunità ha un unico scopo, lo sviluppo e la diffusione dell'arte del sapere. Oggi su Facebook, visto che ormai Melito è famosa anche per la presenza su Facebook, ho scritto una cosa. I miracoli sono sogni che diventano luce. Noi il primo miracolo l'abbiamo fatto. Adesso tocca a voi. Ricordate, e concludo davvero, nessuno è mai andato lontano nel mondo semplicemente accontentandosi. Sapete cosa c'è di bello in tutto questo? Che voi per raggiungere il vostro sogno non dovrete più andare lontano, basta stare nella vostra amata Melito. Grazie. Non è facile adesso intervenire dopo quello che hai detto, quindi insomma noi ti auguriamo un grossissimo in bocca al lupo, lo auguriamo a tutti quanti voi, però prima è arrivato un messaggio a dimostrazione della, come dire, della vicinanza reale. Tu non lo sai neanche, Paolo, ti devo dare una notizia, la devo dare io a Paolo Ferrara, guarda, incredibile, in questi giorni è stato lui a tartassarmi, adesso io ti do due informazioni e ovviamente li do anche ai ragazzi, quindi aprite bene le orecchie ragazzi, perché il Presidente del Consiglio vuole regalare per il primo, al primo laureato una crociera, quindi mettiamoci sotto. E non solo, perché la crociera verrà regalata non solo al primo laureato, ma anche al primo 110 lode, questo invece è un regalo da parte del vice sindaco. Quindi, come vedi, qui se continuiamo chissà quante altre ne usciranno, ma sicuramente nel corso... C'è tutta la giunta. C'è tutta, quindi ancora chissà quante ne usciranno. Quindi ringraziamo il Presidente del Consiglio e il vice sindaco per questi regali. Quindi... eccoli qui, ah bene bene, grazie, complimenti, e questo è un buon modo per incentivare i ragazzi davvero allo studio. Bene, a questo punto io direi di parlare anche con coloro che si sono fatti un bel viaggetto per essere qui con noi questo pomeriggio, quindi comincerei con il responsabile nazionale Unidav.it, che è il dottor Angelo Ambrosio. Diciamo che non mi resta che ringraziare un po' tutti i partecipanti a questo incontro e contemporaneamente al professore Ferrara, il quale quando è venuto da me chiedendomi di aprire un polo a Reggio Calabria, sono stato contentissimo e dicendo che saremmo stati presenti con il direttore generale della Leonardo da Vinci, l'Università Telematica Leonardo da Vinci arriva forse dopo un po' di tempo, perché credo che sul mercato ci sono altre telematiche, ma noi arriviamo per ultimi e speriamo di essere i primi. Grazie a tutti e sperando di ritornare quanto prima per delle belle sedute di esami e di portare il nostro contributo a tutta la cittadinanza di Reggio Calabria. Grazie. Grazie, grazie, grazie a lei. Bene, adesso noi però vogliamo qualche info in più. Quindi mi sa che toccherà proprio a lui e quindi al direttore generale Unidav.it Fausto Giannuso a dare le informazioni, quelle che poi ci serviranno per prendere il 110 lode o per essere il primo laureato. Prego. Sì, mi sentite? Vabbè, allora sarò io il primo studente a iscrivermi e prima a laurearmi, così ci guadagno la crociera. Intanto faccio mie una parola che ha detto il sindaco e la sposo e me la porterò con me nel cuore, quando dice
partiamo dalla cultura, si sconfigge tutto. Quindi questo è un motto che mi porterò. E io sono felice di essere qua assieme al consigliere D'Ambrosio, che devo dire è stato testardo ad aprire questa struttura qua a Reggio Calabria. E io, da quando me l'ha detto, che un giorno è venuto e mi ha detto: Fausto, dobbiamo aprire a Reggio Calabria, non ho esitato un attimo a dire sì, partiamo, anche perché un po' io sono del sud, quindi Reggio come la Sicilia ce l'ho nel cuore. E volevo portare, signor sindaco, i saluti del rettore, che non è qua con noi in questo momento, ma sicuramente in una delle prossime visite verrà pure lui, e mi ha chiamato telefonicamente per esternare sia a lei che a tutta la cittadinanza un grazie per l'ospitalità e per l'accoglienza. Dopo che hanno parlato tutti i politici, io mi sento un tecnico, quindi vi darò delle informazioni di che cos'è l'UNIDAV, di qual è il nostro progetto e qual è l'investimento che noi intendiamo fare sul Reggio e sulla Sicilia. L'UNIDAV è un'università online che è un'emanazione della fondazione della Gabriele D'Annunzio dell'Università di Chieti, quindi noi siamo un po' la costola di questa università. Quello che ci prefiggiamo di andare nel territorio è perché ci si è resi conto che le università, io sono per le scuole pure statale, quindi l'intervento che aveva fatto precedentemente il consigliere io lo sposo in pieno, ma ci si è resi conto in questo momento che un po' per la crisi finanziaria, un po' perché le università ormai sono distanti dai luoghi e i costi sono enormi, l'unico modo per portare la cultura, per portare il sapere, per dare a tutti la possibilità di arrivare a quel famoso traguardo che è la laurea, le università online svolgono un ruolo importantissimo, e in questo noi siamo presenti qua, in questo noi abbiamo riformato quest'anno l'offerta formativa, che non è più l'offerta formativa classica, ma siamo in un'offerta formativa un po' quella che noi intendiamo che ci proietterà poi nel futuro, perché il nostro gruppo, che è la Edward, in cui fanno parte, oltre alla Leonardo da Vinci, altre università europee e fra poco anche un'università americana, questo ci consentirà di aprire un panorama a 360 gradi. Il nostro obiettivo è quello di creare, un mese fa siamo stati a Palermo in un convegno, ne faremo anche uno qua a merito, lo sceglieremo proprio questa come piazza e non tanto Reggio, perché partiremo pure da qua, il ruolo delle università nel Mediterraneo, con cui noi stiamo già trovando degli accordi sia con il Marocco, un'università del Marocco, una tunisina e una dell'Egitto, per poter sviluppare molto di più quello che noi oggi stiamo lanciando, che è il corso di laurea sulla sostenibilità. Oggi in Italia, come in Europa, insomma, noi siamo un po' indietro rispetto agli altri paesi europei, e noi con questo corso di laurea cerchiamo di formare queste persone per rimetterle sul mercato. Il nostro compito non è solo quello di portare alla laurea lo studente o portare alla laurea, ma è quello di seguirlo anche nel futuro, nel prosieguo. Quindi abbiamo già stretto un accordo molto forte con due grosse società, una inglese e un'altra che si trova, che ha una sede a Dubai, che spingeranno molti i nostri laureati ad inserirli nel mondo del lavoro, perché questo è il nostro percorso che vogliamo fare. Quindi seguire lo studente dal momento in cui entra all'università
fino al che lui non raggiunge l'obiettivo di essere inserito nel mondo del lavoro e poi formarlo pure là dentro. Quindi questo è un percorso in cui noi cerchiamo lo studente di prenderlo al primo anno e portarlo fino a 10 anni dalla laurea per cercare di seguire. Questo è un po' la nostra missione, quello che noi ci prefiggiamo di fare. Noi non siamo concorrenti con le università online o altre università, noi cercheremo di essere un valore aggiunto rispetto agli altri. Noi siamo felicissimi che ci possa essere, ci possono essere qua in questa regione altre università, ma noi non vogliamo essere per niente concorrente, ma essere un valore aggiunto per loro, perché alcuni corsi di laurea che noi abbiamo messo su e stiamo portando avanti nell'offerta formativa, si può creare anche una collaborazione con le altre università che ci sono tra Reggio e Messina, cosa che noi vorremmo in tutto modo crearlo, questa sinergia, perché questa sinergia è importante per sviluppare il territorio e quindi riuscire a fare da anello di congiunzione fra lo studente, l'università e il canale del mondo del lavoro. Questo è l'obiettivo che ci prefiggiamo, quindi noi stiamo partendo, ci stiamo impegnando, difatti la nostra presenza qua non è casuale, mia e del professor Ambrosio, che oltre ad essere responsabile marketing è nel consiglio d'amministrazione, perché su questo polo del sud lui sta investendo molto, ci crede molto, ci crede molto lui, ci credo pure io, quindi in questo percorso è che sappiamo quello che può dare, è quello che possiamo dare noi, proprio per quanto riguarda lo sviluppo di questi territori. E io, se avete qualche domanda da fare, io sono qua a rispondervi. E volevo anche sottolineare una cosa, che in tutto questo noi ci stiamo facendo carico di quelle che sono le esigenze in questo momento anche delle famiglie, di tutto quello che c'è nel territorio. Istituiremo qua, quindi saranno seguiti gli studenti da una decina di tutor tecnici, che ormai si chiamano così, e quindi saranno a disposizione vostra, quindi a disposizione, quindi faremo dei tutor nell'area didattica, nell'area economica, tutor per quanto riguarda l'area umanistica, per quanto riguarda le scienze della formazione e giurisprudenza, e questi saranno il luogo, quindi è una promessa che mi ha fatto il professore Ferrara, che lo studente, oltre a seguire le lezioni da casa, avrà a disposizione qua dei docenti che saranno a disposizione per qualsiasi chiarimento, anche per avere spiegato una lezione e tutte cose. Quindi il rapporto fra l'università e lo studente diventa sempre più importante. Con l'università online si riesce a seguire l'università e si riesce a essere inserito nel mondo universitario con qualche cosina in più rispetto delle università che lo fanno in presenza, perché nell'università in presenza si segue la lezione e si è uno dei tanti. Qua non si è uno dei tanti, qua anche se sono 100, 200, 300 studenti, ogni studente viene seguito nel percorso dall'inizio fino alla fine, quindi c'è una sinergia fra il docente, il tutor e lo studente che è continuo, questo interscambiarsi di informazione. E questo fa sì che saranno gli esami, che poi si svolgeranno presso la sede pure qua di merito, tutta la regione verrà a fare esami, noi forse faremo 4 esami e sarà più facile per lo studente affrontare l'esame quel giorno, perché durante il suo percorso sarà
sarà monitorato 24 ore su 24 dai docenti e dai tutor. Allora, questo è quello che noi stiamo portando qua, questo è il problema dell'innovazione e dell'università online, che non è solo online ma è anche in presenza con l'aiuto di questi tutor che subito dopo che saranno aperti saranno deliberati e saranno in impianto stabile qua a Merito. Quindi questo contatto non finirà mai. Io penso di avervi detto tutto, spero non mi sono dimenticato niente. Se c'è qualcuno che mi deve fare qualche domanda o ha bisogno di chiarimenti, io sono qua. Noi abbiamo avuto approvato come offerta formativa anche sia di economia che di psicologia e di scienza e formazione, anche per poterlo fare in presenza, quindi sarà un 70% in braille e un 25% in informatica, ma questo è un discorso che quando ci andremo a consolidare poi vedremo come si può effettivamente fare questo tipo di ragionamento e come per la frequenza poi se ne parlerà fra qualche anno, no anni luce, fra qualche anno. Bene, ringraziamo il dottor Giannuso, direttore generale unidav.it. Bene, prima ci avviamo alle conclusioni, però io so che ci tiene a fare intervenire un'altra persona, una persona molto cara al sindaco. Devi sapere che è l'amica per eccellenza del sindaco e quindi vorrei la presidente della FIDAPA sezione Merito, Giulia Careri. Dov'è Giulia Careri? Giulia Careri, che c'è una ragione, perché lei ha avviato tante iniziative culturali con il sindaco, con il comune di Merito, quindi è come se noi chiedessimo quasi una promessa di collaborazione anche con questo importante momento che è quello appunto dell'università. Posso Prego. Parlare da qui? Sì, assolutamente. Buonasera a tutti. Io volevo un po' rettificare quello che ha detto il professore, perché qui non inizia ora la cultura, ma c'è stata tanto cultura fino ad ora. Il sindaco lo sa, i militesi lo sanno, perché sia noi che le altre associazioni abbiamo portato tanta cultura qua, proprio in quest'aula del Fortino. Niente, io sono contentissima stasera come cittadina di Merito, a parte presidente della FIDAPA, e figlia, diciamo, di Merito, di questa iniziativa che si è creata, e voglio sperare, mi voglio augurare che tanti nostri figli abbiano la possibilità di fare qui l'università e di laurearsi. È una cosa importantissima che ha fatto l'amministrazione comunale, cioè praticamente un mattone, diciamo, è il primo stato di un grande palazzo che sta costruendo, piano piano, con fatica, con tanti sforzi. Io sono contentissima e noi associazioni faremo anche la nostra parte per quello che ci compete, chiaramente. Vabbè. Bene, a questo punto abbiamo istituzioni, associazionismo, ce li abbiamo tutti dalla tua parte. Prima di concludere, tu l'hai, infatti, l'ha nominato, arrivederci, grazie, l'ha nominato prima, e lui insomma interverrà anche perché abbiamo detto che è il figlio del dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore appunto di Merito, il familiare, quindi Giuseppe Zavettieri. Allora, io voglio precisare questo, intanto buongiorno a tutti, per evitare poi confusione di titoli, perché purtroppo in questa Merito più si fa del bene e più si ricevono pietrate. Io sì, sono figlio di due dirigenti scolastici di questa comunità, ma oggi io voglio intervenire come giovane. Intanto le autorità mi scusino, ma io voglio salutare questi meravigliosi ragazzi oggi qui presenti. Ragazzi che come me hanno deciso di rimanere in questa città, anche col loro contributo di scegliere le scuole di questa città. Pochi giorni fa in questa comunità è venuta a trovare gli studenti
il rappresentante nazionale dell'associazione Libera, e i ragazzi l'hanno ricevuto con un bellissimo cartellone di una frase del magistrato Borsellino: la mafia ha paura della scuola perché teme la cultura. Ecco, la scuola, come le università, come le altre agenzie formative, rappresentano il baluardo della legalità. Perciò l'apertura di questa università a Melito, partendo da polo didattico, rappresenta un elemento di eccezionalità. E per questo ringrazio l'amico fraterno, non lo dico perché è qui davanti, ma perché veramente ci lega una bella amicizia, l'amico Paolo Ferrara. Dicevo, la scuola è baluardo di legalità. Diceva un importante pedagogista, Rousseau, nel parlare dell'educazione, che il maestro non deve guidare l'alunno nella formazione della sua personalità, ma lo deve istruire affinché l'alunno possa rappresentare, raggiungere quegli strumenti didattici di riferimento. L'articolo 2 della Costituzione parla che la Repubblica deve rimuovere tutti gli ostacoli. Io penso che questa nostra piccola Repubblica, questa nostra piccola comunità, oggi abbia rimosso una piccola difficoltà e abbia dato a noi giovani, perché pure chi è iscritto nelle scuole statali, ma pure i giovani devono dare il loro contributo, abbia dato a questa comunità un importante strumento di formazione post-diploma. L'apertura di questa università, come l'apertura delle scuole nelle ore pomeridiane, rappresenta un strumento di contrasto alla dispersione sociale. Le scuole di pomeriggio, le università che faranno anche lezioni pomeriggio, rappresenteranno quelle grandi porte di sviluppo territoriale. È proprio con questo messaggio che ci voglio ragionare su e voglio lasciarvi. Soltanto con la cultura, ma la cultura bella, la cultura meravigliosa, che Melito finalmente si può liberare dei grandi problemi che danno lo devastano. Grazie. Bene, ringraziamo anche Giuseppe Zavettieri per il suo intervento. Io direi, prima di concludere, passo la parola al sindaco perché sarà lui a fare le conclusioni. Sì, grazie. Quindi prima di tagliare il nastro lo tagliamo alla fine, lo facciamo qua così lo facciamo vedere a tutti. Oggi abbiamo finalmente murato un grande mattone, un mattone che ci consente di sperare, che ci consente di volare, che consente a tutti voi ragazzi di sognare di poter volare, di volare, come spesso dico io, lassù dove volano le aquile, e noi ve lo auguriamo. Io concludo non con una promessa, perché solitamente i politici ne fanno a iosa. Io, prima di essere politico, dico che sono figlio con orgoglio di agricoltori e devo tutto quello che ho, lo ripeto, non mi stancherò mai, ai miei genitori che ringrazio, a voi comunità di Melito, a voi presenti, a voi giovani. Non faccio nessuna promessa, voglio soltanto ribadire il mio e il nostro impegno, l'impegno di questa amministrazione, l'impegno di Melito nel cuore che viene dal profondo dei nostri cuori. Siamo una squadra giovani. Noi siamo qua per lottare a denti stretti, per lottare con tutte le nostre forze e garantirvi un Melito migliore. Questo è solo il primo mattone, questo è solo l'inizio.
aiutateci, e ci sarà tanto altro. Grazie. Bene, ringraziamo quindi il sindaco Giuseppe Meduri, la responsabile nazionale Unidav.it Angelo Ambrosio, un saluto anche all'assessore del comune di Melito Patrizia Crea, al direttore generale Unidav.it Fausto Gennuso, ovviamente al presidente Unireggio Calabria Paolo Ferrara, un saluto e un ringraziamento ai colleghi della stampa, e poi volevo salutare anche Caterina Macheda, vice sindaco di Montebello, e ovviamente grazie a tutti voi. E io dico ad maiore. Grazie a tutti e arrivederci. Sera, quindi siamo contenti di essere qui questa sera, c'è stata una bella presenza di gente, di cittadinanza, non soltanto proveniente da Merito Porto Salvo, e ci fa molto piacere, perché alle volte ci viene da considerare come amministrazione comunale se le scelte che si fanno porteranno a dei frutti. Io sono dell'opinione, ci è stato chiesto anche se questa è una scelta che va ad incidere socialmente sul territorio. Credo che sia una scelta che non riguarda soltanto il comune di Merito, ma l'intera area grecanica. Merito ha avuto la lungimiranza di accettare questa collaborazione ed avere e portare quindi una sede d'esame, un polo didattico universitario qui nel proprio paese. Campania, Sicilia e Calabria, tutti gli iscritti all'università, a questa università, faranno gli esami e sosterranno gli esami in via del Fortino a Merito Porto Salvo. Credo che questa attività avrà una ricaduta sociale di grande interesse nel nostro comune. La presenza dei tanti giovani nella sala oggi lo attesta anche la presenza di molte persone che vengono da fuori, Merito. Credo sia un momento particolare, che ha portato forse ad una scelta positiva di questa amministrazione. Sapere se una scelta fino in fondo lo sia o no non lo possiamo sapere oggi, però credo che la cosa importante per degli amministratori di un comune sia realmente decidere di farla qualcosa, e credo che questo è stato un momento opportuno, un momento interessante per l'intera comunità. Niente, noi abbiamo deciso dall'inizio come amministrazione e come giunta di firmare una convenzione che porterà dei vantaggi anche all'amministrazione comunale e alla cittadinanza meritese. Definiremo un po' meglio quella che è la convenzione da stipulare con l'Unireggio, però credo che la scelta di portare un po' più di cultura a Merito, un po' più di persone che vengono da fuori, anche semplicemente per sostenere degli esami universitari nel nostro paese, credo che non può che portare dei vantaggi a Merito. Ecco perché abbiamo fatto questa scelta. Siamo decisi e siamo sicuri del fatto che la cultura porta sempre dei miglioramenti sociali, e quindi la ricaduta sociale potrebbe essere questo, come potrebbe essere un posto di lavoro, come potrebbe essere semplicemente avere più gente nel nostro paese che soggiorni qui, che pernotti qui, che frequenti il nostro territorio, che se ne innamori e ci venga anche non per sostenere un esame. Insomma, apriamo il territorio a qualcosa di nuovo, a qualcosa di diverso. Se porterà buoni frutti lo vedremo tutti insieme. L'importante è scegliere, e noi come amministrazione Meduri ci stiamo impegnando a questo. Thank you.
Presidente, ora deve chiudere gli occhi per 30 secondi e esprimere un desiderio, poi ce lo dice. Sara, non nascondere.